Vediamo un po' a che punto stanno di là. Allora, amicizia Aquarinus. Mio messere inquisitore, nonostante il vostro apprezzato sostegno, mi rattrista informarvi che la mia mozione al Senato è che la loro libertà venga in qualche modo vincolata. Tuttavia, di certo non era questo il punto della mozione. Si trattava di un discorso che andava affrontato e il vostro sostegno mi ha permesso di farlo con un'incisività altrimenti impossibile. Perciò vi ringrazio. Con un po' di fortuna questo potrebbe farci guadagnare il sostegno di chi la pensa come me. Potrebbe anche attirare l'attenzione dei venatori che tramano nell'ombra. Bene, che vengano pure. Di certo non abbasserò le armi davanti a loro. Vi invio alcune cose che spero siano di aiuto, in attesa di recuperare qualcos'altro. Esprimete i miei migliori saluti a Dorian, quel giovane è un'orchidea a cui piace il caldo. Starà avvizzendo nel gelo delle montagne. Buonasera Xanxus, ben trovato. Povera orchidea, Dorian. Ah, qua abbiamo preso delle risorse e va bene. Really? You did not notice? I had no idea Lady Beverly was one of your people. You might have told me before I embarrassed myself. Va bene. Qua che abbiamo risorse da Crestwood e va bene. Eccomi qua, facciamo casino di illuminati. Ciao Crimson Mentone, buongiorno a te. Ben trovato. Allora, risorse, risorse. Io sto cercando di vedere qualcosa di nuovo. Accordo con i principi mercanti. Inquisitori, i mercanti della monarchia di Antiva hanno chiesto se possono in qualche modo aiutarci. Potrebbero fornirci alcune tra le merci migliori del Tedas, il che accrescerebbe il nostro prestigio e diffonderebbe la nostra influenza a nord. I principi mercanti inoltre provvederanno a farci firmare un contratto così vincolante che saremo legati a loro in eterno. Se siamo interessati, dobbiamo mandare i nostri negoziatori più capaci. I nostri diplomatici sono molto rispettati e confido riusciremo a stringere un ottimo accordo, a patto di essere pronti a rispettarlo. Ho individuato qualche decina di diplomatici per la gestione dei principi mercanti. Ovviamente supervisione a ogni singola frase. Vai! Inquisitor? Vai, Josephine. Vai e non fermarti. Che altro abbiamo qua? Obbligo, verità, niente. Perlustra le rovine di Haven. Inquisitore, come d'accordi chiedo il permesso di inviare alcune furie a Haven con i seguenti obiettivi: ritrovare parte dell'equipaggiamento perduto durante l'assalto di Corypheus, eliminare eventuali nemici superstiti e soccorrere i profughi che ancora non sanno di Skyhold. Tenente Cremsius Aclassi. Cremsius? E Crem? Cullen è l'unico che può dare manforte. Anzi. In realtà ci sarebbe Josephine che ci mette meno tempo. Vediamo un po', eh. Vediamo un po'. Un memore per lustra le rovine di Haven. E no, questa la deve fare per forza Josephine che ci sblocca una roba. Quindi per adesso niente. Per adesso niente. Salve a tutti, buonasera Berserk, ben trovato. Ok, dai, aspettiamo che Josephine si libera. E dopo la mandiamo a fare questa cosa. Allora. Dunque. L'ultima volta abbiamo provato in maniera abbastanza stupida ad affrontare un drago. Ora, a questo giro invece io direi che vediamo che altro c'è da fare. Allora, Crestwood c'è una missione
legata alla storia. Costa tempestosa, non abbiamo più niente. Terre centrali c'è solamente il drago adesso che non possiamo fare. Finisca l'accesso. Ok. L'accesso. Allora, qua abbiamo uno squarcio. Allora, via. Portiamoci Cassandra perché c'era anche una missione con lei. Dorian. E Cole. Si porti il toro perché c'è una parte bella con lui. Ah, ok. Allora, adesso non l'avevo mai visto. Buonasera, Neil. Ben trovato, inquisitante. Buongiorno. Buongiorno a lei. È arrivato il momento. Allora, Nothing to report. 1, 2 e 3. Cole ucciderà tutti con il biodrenaggio. Con il biodrenaggio. Allora, vediamo un po'. Qua che abbiamo? Lirium rosso ancestrale. E questo è con Varric. Qua c'è un punto interrogativo. E possiamo andare a vedere di che si tratta. Ok. Da qua sopra forse. Oggi se riesco inizio a registrare le chitarre di un nuovo pezzo. Ah, bene, siamo contenti, siamo molto contenti. Speriamo che sia fattibile. Così come spero sia fattibile questa cosa che voglio fare io. Farà piacere al gruppo che abbiamo trovato una buona cavalcatura per il Granatier Bear. Eh sì. Eh già. Oi, lustro del campione. Vai. Ah, è pieno zeppo di lustro del campione da questa parte. Vai. Mai uno toccato dall'oblio, però, eh? Mannaggia voi. Questi giuochi che non mi danno ciò che desidero. Dai. Qua forse Dorian può fare qualcosa. Può rimettere a posto. Forse da sopra. Vabbè, vediamo un attimo. Oi. Ok, e dove sarà il terzo? Dove sarà? Dove? Io cavalco il Ner gigante perché fa rima con ignorante. Ah, eccolo là. Ok. Qua sicuramente Dorian può fare qualcosa, solo che sono abbastanza sicuro che ci riesce solo se arriviamo in alto. Vediamo se facendo il giro. E vabbè, però. Ah, ecco, ci sono le scale. C'è il sentiero. Ecco qua, usa energia. Perhaps it just needs the magical touch. The magical touch. Adoro come lo dice. Ma dov'è Dorian? Ragazzi, è Dorian che fine ha fatto?
Dorian. Ah, eccolo. Si è bloccato là in basso. Vabbè. No! Non scendete! Vabbè, troppo tardi. A momenti mi ammazzo, c'è il sentiero. Che ti devo dire? Allora, no, c'hanno dei vestiti inguardabili, poverini. E voilà! Bravissimo, Dorian. Allora. Ah, c'è un frammento. Ok, mi segna che c'è. Oh no! Ok. Proviamo con Cassandra, va. Non capisco perché ogni tanto si bloccano in punti random della mappa. Ma il tizio ha due spade sulla schiena? Sì. L'inquisitore Vale è un ladro che usa due sulla schiena. Ok. Attenti ragazzi che qua si scivola. Eccolo qua. Ha due lame sulla schiena, il nostro inquisitante. Allora, vediamo un po'. Riusciranno i nostri. Sono un coglione. Ma a parte questo che ha appurato, dicevo, riusciranno i nostri eroi a chiudere quello squarcio? Forza ragazzi, forza. Cosa mi ha colpito? Io quasi quasi lo scinderei lo squarcio. Perfetto. Ok. E la prima ondata. Via. Allora, troviamo un posto dove possiamo scendere in santa pace, tipo qua. Oh, non mi piace. Non mi piace per nulla. Giustamente. Allora, Vale dove sta? Da qualche parte di là, mi pare. Bravissimo, Vale, bravissimo. Fatto? Ok. Attaccante con la colla. Adesso chiamerò l'inquisitore Kratos. Magari. Magari fosse forte come Kratos, Crimson Mentone. Invece è inutile. E lo sa bene. E lo sa bene anche lui. Allora. Un po' di lustro del campione che schifo non ci fa. Colla che colla vinilica. Fatta. Aspetta, là c'è un luogo di. Un luogo storico. Cancelli di Thoth. Tooth. No good. We'll have to find another way. Ah, può essere aperta solo da un meccanismo. Quindi forse dobbiamo andare dall'altra parte. E le forbici dalla punta arrotondata?
Madonna, che scivolate fa l'inquisitore, eh? Mica cavoli. Qua c'è sempre The Magical Touch. No, I'll bet I could do that. Vai, Dorian. Use your magical touch. Tensione. Tensione che qua la strada è tutta franabile. Dorian, Dorian, perché? Perché devi metterti davanti alle scatole? Attenta chi... Cassandra? Sei caduta, Cassandra? Casomai sarà friabile. Sì, ma frana non è che fria. Oh no, e quella è una iena. Infame. Per lei solo doppie lame. Guardala. Guarda la iena. Madonna. Sì, però è un po' più calmo, Toro, eh. Allora. Ho come l'impressione che ci conviene fare un giro un po' più lungo. Chi è? Che succede? Che avete trovato? Ah, altre iene, fantastico. Altre iene? Stupide iene. Cassandra da Soul Calibur Special Guest in Dragon Age? No, non è quella Cassandra. Non è quella Cassandra. Allora, qua abbiamo detto che dobbiamo trovare un altro modo per arrivare. Quindi a questo punto troviamo questo frammento di qua. Dentro. Vabbè, però. Fai lo stambecco come se fossi su Skyrim. Che poi Cassandra chi era su Soul Calibur? Un momento di Defiance, non mi ricordo. Era quella con la spada frusta? Era lei? Ah, aspetta, là c'è gente però. Amici o nemici? Facciamo parkour. Perfetto, perfetto. Tutta la calma che ci contraddistingue, avviciniamoci. Sì, ma che senso ha venire qua sopra se non c'è nulla? Piano. Piano, mi raccomando a te. Ah, predone saccheggiatore artiglio bianco. E beh. Dov'è? Oh! E uno è andato. Oh, eccoti qua. Via. Le rocce in sto gioco sono burrate come in Metal Gear 5. Sì, hai reso abbastanza bene l'idea. Oh no. Oh no, ragnetti. Oh no, ragnetti. I miei nemici peggiori. Finiti? Splendido. Ok. Cassandra, ricordo, solo usava spada e scudo. Ah, ho capito, forse ho capito, è la madre di Fira, se non ricordo male il nome. Perché mi segnate i Fennec come nemici? Non mi hanno fatto niente i Fennec. Qua se non sbaglio. Oh!
Ci sono delle persone là in fondo. Dorian, bevi che ti passa? L'ultimate ce l'ho? Non ancora. Ma sì, dai, proviamoci lo stesso. Che cos'è? Manifesto, secondo carico di manufatti per Rocca del Grifone. Tre bastoni, proprietà sconosciuta, un recipiente per salassi, sei tomi danneggiati di leggibilità variabile, resti di un turibolo per Lirium, consegnare subito alla rocca. Servis deciderà quali oggetti dare al... a Calpernia. Vabbè. Scusate, possiamo venire a rovinarvi la festa? Spero sia un sì. Vabbè. Ma in mutande sono questi tizi? Sì, Thor, un po' d'aiuto non sarebbe male, in effetti, eh. Ok. E patapim e patapum, l'ordine ristabilito in questa zona di... boh, non lo so. Alla fine in Soul Calibur io giocavo solo al 5 e creavo una marea di personaggi personalizzati invece di usare i predefiniti. E beh, quello è un classico, no? Quando ti danno la possibilità di fare i personaggi tuoi, diciamo, è ovvio che uno usa più quelli piuttosto che quelli da storia, diciamo, che esistono già. Penso sia più che giusto. Praticamente come me, infatti, come tutti noi, beh. Ok. No, non mi puntare il Fennec, gentilmente. Puoi distruggere la barriera infliggendo abbastanza danni? Ah, aspetta, danni elementali di tipo opposto. Vai, Dorian. Perché è diventato invisibile? Non lo so. Shall we disappoint them? Oh sì, shall we? Vai Cassandra, pensaci tu. È già morto? Chi è che usavi? Ah, coso, ho capito. Non mi ricordo il nome. Mi ricordo che c'era nel 5, se non sbaglio. Allora, quindi... abbiamo fatto fuori uno, ma mi pare che ce n'erano di più. E infatti, guarda qua che cosa c'è. C'è un luogo. Una nota conservata, una lettera in buono stato rinvenuta sul cadavere di un messaggero. Valoren, avevi ragione a dubitare. Eladius non sarà influenzato. Se ricevi questa lettera, manda aiuto, Sarpedon. Non l'ha mai ricevuta, purtroppo. Mai, mai, mai. Non succede mai, 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 mai. Madonna, ste canzoni di Sanremo mi hanno già scocciato in una maniera incredibile. Cioè, le senti ovunque, 24 ore su 24. Aeon Kalkos, ex Lizardman. Ah, ecco, ok. Oh. Messaggio scritto. Morven, Alexius ha fallito. Il nostro lavoro qui diventa ancora più importante. Metti al sicuro la zona a ogni costo. L'antico non tollererà un altro errore da parte nostra. Servis. Vabbè. O come in Tekken, passo più tempo a trovare soldi per prendere dei costumi e oggetti vari, ormai i picchiaduro della Namco si basano su quello. Sinceramente è da tantissimo tempo che non gioco un Tekken, perché l'ultimo che avevo era il Tag Tournament 2, che era in una sorta di bundle con Soul Calibur 5 e un Tekken principale, mi sa il 5, può essere. O il 5 o il 6, non mi ricordo adesso. Forse il 5.
Mi ricordo che c'era effettivamente questa cosa che sbloccavi i punti per personalizzare il personaggio, però a me, cioè, non mi interessava più di tanto. Oh. Questo posticino è un po' strano, è come se qualcuno ha fatto Zawardo. Va bene. Rovine immobili, beh. Di nome e di fatto. Salve Arciere, dove va? Madonna. E dai, ma perché fugge? Ah, perché è spaventato per colpa di Dorian, e beh. Sei, credo. Ah, ok. Alla fine All Stars è il migliore? Insomma, mi piacerebbe crederlo, ma non esattamente. Ordini dei Venatori. Una breve lettera a compagnia Canus. I riferimenti sono oscuri, ma puntano verso un potere unico, all'apice del vecchio impero. Il coinvolgimento del Tevinter nella regione antecedente al primo flagello. Non esistono resoconti dettagliati del luogo, ma ci sono indizi promettenti. Forniremo uomini e vettovagliamenti. Madonna. Non tornare a mani vuote. CD vettovagliamenti. Tra l'altro questi sono tutti demoni. Questi che vediamo qua sono demoni tipo impietriti. Anche qua vediamo un demone e un cavaliere. Un mago, altri demoni, insomma. Guarda. You're shitting me. You're sure these demons aren't moving? bella domanda, Toro. Ma va, Vale, ci sono così tanti personaggi sbilanciati, l'unico vero picchiaduro. Infatti. Everything's frozen. I don't think this was the Venatori. No. I'd say some ancient Tevinter decided to alter time. I'm surprised it didn't go better. Oh beh, se lo dice Dorian. Allora. Io non lo so, tra l'altro, se abbiamo fatto bene o meno a entrare qua, perché mi sembra un luogo piuttosto pericoloso, ecco. E non so se siamo di livello abbastanza avanzato per effettivamente poterci stare qua. Però aspetta, io avevo visto che di là si poteva salire. Cioè, a me All Stars come concept del gioco mi piaceva un sacco. Però guarda che palle, che andavi online e ti trovavi gente che spammava il quadrato con Kratos, Madonna. Adesso vado via, vi saluto e buona live. Ciao Crimson Mentone, grazie per essere stato con noi. E alla prossima! Allora, questa porta si può aprire? Oh sì che si può aprire! Vai, Vale! Oh, salve! Sala del silenzio? Impugnatura. Lama doppia da custode grigio? Va bene. Ci vediamo prossima domenica. Eh sì. Sì, questi sono oggetti un po' non proprio eccelsi, però. Li prendo lo stesso perché io posso. Allora, vediamo un po'. Torniamo nella sala principale. Lì mi pare che c'è un'altra porta, perché la stanza dovrebbe essere speculare più o meno a questa qua. No, non si accede di là. Ok.
Ma di qua sì. Salve. Prendi pezzo di mosaico, va bene. Ancora non so a che cosa servono i pezzi di mosaico. Spadone da templare. Prendiamo lo stesso, anche se... Magia del sangue responsabile. Però troppa roba, ragazzi, troppa. Ah, vedi? Vai, prendiamo tutto. E qua si può procedere? No, direi proprio di no. Va bene. C'è proprio un silenzio incredibile qua dentro. C'è un silenzio inquietante. Però è meglio il silenzio inquietante piuttosto che avere tutti questi cosi che effettivamente sono vivi e vegeti pronti a rompere le scatole. Allora, vediamo un po' di qua. C'è qualcosa? Ah, sì. Ah, sì. Una spadella inutile. Buongiornissimo. The texts describe a chamber. This must be it. Ah. Lucanus, muori, Lucanus. Madonna, che volo che gli hanno fatto fare a Lucanus. Oh, è quello? Aia. Madonna. Via da là. Ciao Lucanus, è stato bello conoscerti. Ah, bastardo, si è messo la roba. Toh. È una della purificazione perfetta, vai. Was carrying this stone for a reason. The markings on it. I've heard of keystones that bear the same. Keep searching. There may be more. Vediamo. Ah, sono tipo pezzi del mosaico, quindi queste chiavi di pietra. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, noi da dov'è che siamo entrati? Che già mi sto perdendo. Ecco qua. Allora, qua non ci siamo stati perché è pieno zeppo di roba. I must admit, Cassandra, I've never heard of these seekers of truth. Why would you? They do not exist in Tevinter. But what are they? Some manner of super templar? Is this one of those sudden secrets like proper hygiene? Once we worked from the shadows, monitoring templars and mages alike. Ah, that clearly worked out well. Your glibness does you no credit. The mage rebellion was beyond even our power to control. E direi che è arrivato il momento del prodotto piazzamento di oggi, Sugarland. E sono Mellow Cocktail. Mamma mia, un cocktail di marshmallow. Guarda come sono contenti, come
con i piatti. Boh, vabbè. E io me li magno. Molto buoni. No Mambo Kids, no prodotto piazzamento. Appunti scarabocchiati fanno da didascalia a complessi diagrammi. Teoricamente è possibile trarre energia dall'oblio. Pur non accantonando gli evidenti pericoli, i rischi possono essere aggirati attraverso l'uso di un canale adeguato. Una volta stabilizzato tale canale, dovremmo riuscire a manipolare l'energia. Giunti a questo punto, la teoria non è più sufficiente. Se le mie ipotesi sono vere, si tratterà di un'impresa che trascenderà la storia e che assicurerà l'immortalità dell'impero. Oh là là! Che esperimenti stavano facendo da queste parti? Cosa stavano combinando da queste parti? Qua bisogna usare l'energia, quindi Dorian, lavoro tuo. Ah. Ok, se ci fa usare questa luce, è evidente che c'è bisogno di trovare qualche cosa. Stavano vedendo se a 100 gradi l'acqua diventava vapore. Cose bizzarre, no? Cose dell'altro mondo. Di qua non si può andare. Però credo che all'esterno non sia utile questa luce, quindi troviamo un'altra rientranza. Tipo questa. Salve signori. Dispiace se veniamo a rompere un po' le scatole. Appunti di ricerca. Alcuni appunti scritti in tutta fretta sono a diagrammi sempre più complessi. Cominciano con il sangue. Cominciamo con il sangue. Poi ci penserà il canale. Lo schiavista ne ha sei abbastanza forti per il compito. Servono i preparativi. Sarpedon terrà una riunione finale. Sarà meglio parlare con gli altri prima che ciò avvenga. Si stavano preparando a qualcosa di grosso. A forma di zoccolo di gnu la rientranza. Ok. Punti di ricerca. Sarpedon ha dei dubbi sul nostro lavoro qui. Non che non me lo aspettassi, del resto è un uomo di Baloren. Se crede di dissuadermi, si sbaglia di grosso. Nessuno ha mai ottenuto grandi risultati preoccupandosi ed esitando. Che si dia una calmata con tutte queste sue precauzioni inutili. Se vuole mettere in dubbio la validità delle mie teorie, che pensi prima alle sue. Parole piuttosto forti. Però questa luce non mi sta fornendo niente di particolarmente utile, tipo segreti o cose del genere. Chiedo scusa. Ah, per aprire la camera segreta? Questi cosi di pietra ci servono per la camera dei segreti. Harry Potter Intensifies. Se mi ricordo bene, sono tutti fuori o dall'altra parte. Vediamo un po'. Buongiorno. A staff. Is this what they were after? I'd be careful with that if I were you. Just a thought. Scoperto santuario interno. Mamma mia. Qualche altro abbiamo? Pugnale sacrificale, progetto livello 2. Vale.
Vale ottere la camera dei Taigan. Quanti segreti. Il diario su alcuni esperimenti è aperto all'ultima pagina. Helladius ignora i risultati che non sostengono le sue ipotesi, bollandoli come anomalie e deviazioni previste. Ritiene che vi sarà un'accelerazione nella creazione del canale, senza dubbio collauderà la teoria senza la garanzia di mantenimento di un canale sicuro. Ho provato a fargli notare i rischi, i catastrofici rischi di lacerazione del velo risultanti da tale avventatezza, ma ormai ha convinto gli altri. Ha concesso solamente di attuare contromisure in caso di fallimento. Se ho ragione, l'unica cosa da fare è reindirizzare il potere risultante nell'annullamento dell'evento stesso. Le probabilità di sopravvivenza sono poco più che scarse, ma le terre circostanti non subiranno danni. C'è uno che si chiama Dio in questa sessione di Monster Hunter. Ah, ecco! Runa dello spirito! Oh, grande. Sapevo che sarebbe servita a qualcosa sta lanterna qua. Vabbè, vale. E pensaci tu al bastone. Tempesta si chiama. Figo. Beh. Oh. Sì, mi sa che il tempo, sì. Mi sa che il tempo ha ripreso ad andare avanti, sì. Ho come questa impressione. Ok. Cassandra, non stai messa benissimo, bevi. Io posso anche sopravvivere senza bere, tanto sono inutile. È finito lo Zawarudo, eh. Quindi mo. Ec. Te pareva? Aia. Via Dorian, via. Allora, Vale e Toro stanno tutti e due là? Vale, sì. Vabbè. Vai Cassandra, siamo. Sei in tutti noi, Cassandra, vai! Dai, dai, dai! Dorian! Oh! Hai Dorian. Vabbè, però. Ok. E adesso siamo messi malissimo. Toro, siamo messi malissimo, lo sapete? Comandante, non si arrenda, rimanga determinato. Non abbiamo fiaschette, non abbiamo nulla. Che cazzo? Da solo ha fatto. Oh! Vabbè. Oh, vabbè. Forza, ragazzi. Pensateci voi. Sperando che siano. Ma dai! Ma l'avete lasciato in vita? Ma siete deficienti siete. Ok, mi piacerebbe tanto sapere se c'è. Oh. Salve, Teore. Ecco. Bravissimi.
E quello? Ok. Peccato che hanno tolto il guaritore in sto Dragon Age. Sì, infatti, sarebbe stato molto molto utile avere qualcuno che effettivamente ti cura, non che ti può solo resuscitare. Ok che resuscitare è importante, però se io finisco le fiaschette sono fregato praticamente. Con qualcuno che cura avremo una chance. Qua mi sa che ce ne stavano altri. No, qua no. Ok. Allora, non ci sono scorte, la vedo male, la vedo molto molto male. Buongiorno. La situazione qua com'è? Siete tutti calmi nella sala del silenzio? È tutto silenzioso nella sala del silenzio? Ma anche no. Hurry, before this gets worse. Mo ti voglio. Forse se vado su... Ah, giustamente su non posso andare, manco volendo. Dai, scindi? Scindi? Scindi, infame! Mannaggia a te. No, non mi fa scindere per niente. Però abbiamo la ultimate in compenso. Meglio trattenercela per... Bravo, Dorian. Scindo, scindo, scindo. Ah, fatti fuori. Nice. Ok, vediamo che altro succede qua. Scindo, veloce, scindi, scindi, scindi. Ok. Io farei fuori. Perfetto. Abbiamo finito? Se ti piacerebbe, Vale. Te piacerebbe? Oh. No, devo allontanarmi assolutamente e scindere. Mentre loro se la vedono con quello là. Avete finito? È morto? Sono morti? No? Ah, cazzo, Thor è giù. Thor is down. Dai, fammi scindere. Perfetto. Dai, dai, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta? Chiudiamo lo squarcio. Vai. It's done. Well, I'm rather sick of this place. You? Someone would have freed the demons eventually. At least we were here to stop them. Sono d'accordo, però sarebbe stato bello non essere qua. Mamma mia. Arco Dalish superiore, bello. Questo non c'era prima. Non mi pare. E qua c'è uno di quei artefatti. Wow. Benissimo, e anche questo posto l'abbiamo finito. Dai, Vale, questa era la parte più difficile, veramente? Dai, sono contento se ci siamo sbarazzati della parte più difficile. A parte la signora Drago, ovviamente. Ovvio. Oh.
Buoni marshmallow. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto che da qua non possiamo andare, quindi conviene a questo punto farci tutto il giro. Ritorniamo qua. E segniamoci questo lirium rosso ancestrale che magari, anche se non c'è Varric, approva comunque. Ui, lustro del campione, ci fa sempre piacere. E il lirium forse qua dentro, perché mi sembra strano che stia così random in giro. E invece, vabbè. Oh no, no, io non voglio avere a che fare con quel ragno. Pensateci voi, ragazzi, bravissimi. Bravi, bravi, bravissimi, bravissimi. Cerchiamo di non fare una fine orrenda. Però. Mannaggia. Perché non riesco a salirla? Non te li ricordi quei bei ragnoni di ieri? No, è diverso, non voglio ricordarmeli. Niente, il parkour ha fallito. Dai. No. Vogliono farmi soffrire. Anche perché non ho idea di come si arriva quassù. No, di qua cado rovinosamente, oserei dire. Ah, ecco, forse qua. No, aspetta, forse ci siamo già stati qua dentro. È probabile. E com'è che mi sono perso il lirium così? That's a Ah, lot of ecco. bodies. Eh sì, eh sì. Molti corpi, tantissimi corpi. Barba di ghoul? Dammela. Dammela che ci aiuta a, come dire, a far progredire le bees. Perfetto. Qua c'è una nota. Un messaggio scarabocchiato. Luis, S dice di dare ai Templari quello che vogliono, senza fare domande. Perciò smetti di fare domande. Vogliono profughi e viaggiatori e noi glieli daremo. Marius. È un po' stronzetto sto Marius, eh? Patapum! Ecco. Varric approva leggerissimamente. Allora. E anche qua il nostro compito. It's a me, Marius. È un Mario latino. Completata operazioni. Ah, perché hanno fatto il ponte per andare da quella parte, sì. Allora, io direi. Aspetta, ma questa zona la possiamo. La possiamo controllare? Volendo sì, però facciamolo dopo. Facciamolo dopo che per adesso voglio vedere se si può andare dall'altra parte di là. No. Qua. Segui i simboli.
Andiamo a seguire i simboli allora, va. Seguiamo questi bei simboletti. Ah, vedi che bel lavoro che abbiamo fatto qua. Un bel ponticello sullo stretto. Seguite i simboli. E sì, Xanxus. Non poteva seguire le caramelle. No, per quanto mi piacerebbe, ma le caramelle no. E quello? È un dinosauro! Eh sì. Ta-da-da-da-da-da. È una fenice, eh? Sì, vabbè. Ma è tipo un Kulu Yaku quello. Vengi qua, fenice! Beh, ma dai, ma perché scappa? Dai. Stupido cucciolo di Anjanath, poco rosa. Ah, c'è un'altra? Scusi, ho appena fatto fuori il suo amico. Può farmi la decenza di seguirlo? Madonna. Ok, ben fatto. Dicevo, seguiamo i simboli. Salve, magari ci davate una mano prima, eh? No, invece ogni tanto dite solamente Inquisitor. Basta, fine. Aspetta, ma quella cosa da dove esce fumo la possiamo controllare? Vediamo. Pronto? No. Niente. Ho commesso un errore, ragazzi. E adesso... Parkour! Ah, merda. Il parkour fallisce sempre, oh. Eminenza. Salve. Qua sotto c'è un altro piccolo Anjanath. E va bene. Na, na. Vediamo qua, si può controllare qualche cosina? Ma che devi fare? Sempre chiuso. Chiuso al pubblico. Ehi, aspetta, ma là c'è una grotta. C'è una signora grotta. Vediamo un po' dove ci porta. In luoghi angusti e dimenticati da Dio. Da Andraste. Però questa c'ha delle candele. Ci sono delle candele, quindi qualcuno dovrebbe starci. Qualcuno tipo un ragno velenoso. Di male in peggio proprio. Dimmi che era solo uno. Dimmi che era solo uno. Ok, sembra di sì. Il primo flagello, capitolo 2. Vabbè. È tanto bella la lore, però troppo lunga. Troppo, troppo, troppo lunga da leggere in live, tra l'altro. Egidia dell'Ordine, uno scudo unico. Più costituzione, più difesa a distanza, più difesa alla magia, più difesa frontale. E nell'arco di 10 secondi cura il 15% dei danni subiti. Minghie. Hai capito? La cosa è viva? Oh madonna, che è una scimmia strana? Ah. Ma io vorrei sapere chi è che ha messo tutte ste candele in realtà. A proposito, Cassandra.
Il tuo scudo, com'è messo? No, molto meglio Egidia dell'Ordine, Cassandra. Toh. Ogni volta sbaglio a premere i pulsanti, mannaggia. Mi sono abituato troppo su Monster Hunter adesso. E ogni volta che riprendo in mano un gioco diverso è la fine. Quel posto mi sa che è quello che visiteremo per ultimo. Che dovrebbe essere, com'è che si chiama qua? Rocca del Grifone. Rocca del Grifone. Quindi andiamo di qua. Ok, evitando magari i piccoli Anjanath se non rompessero le scatole. Stupidi piccoli Anjanath. Madonna, che brutta fine che ha fatto. Ah. Di là ci sono dei nemici. Per adesso evitiamoli. Ma solo per adesso. Ah, vedi? È il punto in cui non riuscivamo a muoverci, ad andare dall'altra parte. Reclama e reclamiamolo. Cancelli di Andoral. Incisi su questi cancelli vi sono i simboli di Andoral, antico dio degli schiavi. Che bello. That's the Niente. grandmother of all locks. We're not getting in here. Che bello. Quindi neanche dall'altra parte si può aprire. Dovremmo trovare un modo alternativo. Salve, Fenice. Mi può dare i suoi materiali, per favore? Te lo meritavi. E non mi ha dato niente. Maledetta. Allora, dov'era il punto interrogativo? Che già mi sono perso. Ah, era sempre là. Ah no, bugia! Bugia, perché dovevano essere questo e quello vicino al campo dove non possiamo passare, quindi ne abbiamo trovato un altro. Ah, hai capito. Hai capito. Vabbè, proviamo a spingerci verso questa zona, anche se credo che non ci lascerà passare. Credo seriamente che non ci lascerà passare perché c'è ancora fumo. Come se piovesse. Eh no. Via. Ok, dovremmo trovare il modo per passare questa zona più avanti. Ma là ci sono dei nemici. Ammaliatore venatori. Toro, quanto lontano se l'è portato. Vai, pensateci voi, ragazzi. Guarda Toro. Grandissimi. Riusciamo a spingerci fin là oppure... Toro di ferro approva leggermente. Va bene. L'importante è che approvi. Ah no, è proprio questa zona di qua che non riusciamo a scoprire. Che cosa sono quelli? Ah, sempre Fenice? Va bene. Ehi, calma. Perfetto.
Quindi è di qua che noi riusciamo a spingerci. Però diciamo che il resto della zona, bene o male, non ci è preclusa. Perché vedi? Vabbè, tossisci. Piane polverose. E di qua c'è qualcosa sulle piane polverose? Sono troppo polverose anche per noi? Beh, le picche con i cadaveri appesi dovrebbero farci capire già qualcosa. Ok, allora abbiamo capito che di là non si può andare. Quindi diamo un'occhiata alla fortezza qua. Che è stato? Ho sentito un gorgoglio infinito. Ci sono, vi seguo sempre da Xbox. Oh, buonasera, Sephiroth. Ben ritrovato. Anche da Xbox, lei c'è sempre. Credo che questo giro sia stato piuttosto inutile, invece no. Allora, io mi occuperei dell'arciere, Madonna. Quasi mi dispiace per voi fanatici venatori. Ben fatto. Toro di ferro approva leggermente. Ma che cosa approvi leggermente, Toro? Io ancora non ho capito. Qua che abbiamo? Sempre del lustro del campione. Io speravo di trovare un punto dove metterci. Entrare nella, come si chiama? Nella roccaforte in segreto, invece. Buongiorno. Tu che fai? Lo vuoi seguire? Sì. Next. Ok. E anche questa è fatta. C'è qual... Oh! C'è della roba qua. Barriera magica? Giustamente io non faccio niente. Dorian? Dorian sì. Bravissimo, Dorian. Che facciamo? Indugiamo? Indugiamo? Buonasera, Evil, ben trovato. Dai, indugiamo qua. Non so dove ci porterà questa cosa, però. E questa? Sembra un pozzo, o quantomeno la fine di un pozzo. Il vecchio pozzo, questa antica cisterna puzza di carne putrefatta. Che bello. Che be le cose belle. Vedi, qua abbiamo della serpentite. Una bella vena di serpentite qua sotto. E dopodiché, secondo me, possiamo anche provare a conquistare la fortezza, perché se ci arrampichiamo da qua sicuramente riusciremo ad arrivare sopra. Vediamo se Vale ha ragione. Eh sì. Oh cavolo, buongiorno. Ah, se ne stanno andando. Va bene. Seguiamoli. Come state? È abbastanza bene, Evil, grazie.
Lei, tutto bene? Shall we knock? Prego, ragazzi. Fateli fuori, tutti. Patapim e patapam. Non sto male. Che è successo, Evil? Ci dispiace sentirlo. Allora. Ah, ce n'è uno anche là sopra? Ok. Oh, ve li state portando appresso? Bravi però, eh. Siete proprio bravi. Perfetto. Ah, gladiatore venatori. Ah, quelli con lo scudo sono gladiatori. Madonna. Mi dispiace un sacco di farli fuori in questo modo, però. Non riesco a salire. Vai, Toro, pensaci tu. Madonna mia. Ha fatto male anche solo a vederlo. Vediamo, salgo anch'io. Ah, si sta aprendo quel cancello? Ok. Vediamo un po' che altro c'è qua sopra prima di avanzare. È morto il mio cane alle 3 di notte. Ah, mi dispiace, Evil. Mi dispiace tanto. Allora, di qua non dovrebbe starci nulla. Ma veramente nulla. E infatti. Oh, aspetta, ma quella è una cesta? Eh sì, una cesta. Ok, e possiamo proseguire. Direi proprio che possiamo proseguire. Giù. Tra l'altro noi avevamo cominciato col seguire i simboli, siamo finiti a conquistare una fortezza, perché sì. Perché sì. Eccolo. Ma... to serve? Toh, serviti questo. Oddio, però gli tolgo veramente poco. Oh. Life is now. Ah. Dorian, aiuto. Ah, Vale è tornato? Ok. Allora, via. Madonna. Finiti? It's a good fort. Might keep the winds from catching us with our pants down. Cappuccio del sorvegliante. Bello. Più difesa alla magia, resistenza al freddo, resistenza al fuoco e collare di micio. Di Enzo Micio. Resistenza ai danni tutti. Minchia. Vai. Madonna, Toro, sei pieno zeppo di sangue. Ma proprio pieno zeppo. Grazie a Xanax del supporto anche a te, Vale. Ah, vabbè, figurati, Evil. Ci mancherebbe. Lo capisco quando uno è affezionato agli animali, nonostante io non ne ho mai avuto uno. Forse dobbiamo mettere la nostra bandiera là. Quindi prima... deperdiamo un po' tutto il forte, dopodiché piazziamo le nostre bandiere in giro per il mondo. E aspetta. Cos'è? Un Astrarium? Yes.
Mi piacciono un sacco gli Astralium. Allora. Certo, se riuscissi a fare sarebbe meglio, però. GG. GG Astralium, costellazione Thoth. L'unica ad aver conservato l'antica denominazione fino ai giorni nostri, la costellazione di Thoth si rifà all'omonimo antico dio del Tevinter, noto come il Drago del Fuoco. Il Drago del Fuoco piacerà a Berserk. Viene raffigurata in vari modi, solitamente sotto forma di un uomo in fiamme, agonizzante, forse una vittima dell'antico dio, o di una sfera ardente. Nell'era divina gli studiosi tentarono di ribattezzarla Ignifir, infatti alcuni testi antichi la identificano come tale, ma questa denominazione fu ignorata persino dopo lo sradicamento del culto degli antichi dei dall'impero. Bello. Bella roba. Qua c'è una cesta. Scudo da templare, vabbè. Robe che non mi interessano, ma le prendo tanto per collezionarle. Ormai, avendo i progetti a disposizione. Qua che abbiamo? Ah, un po' di monetine. Vai, il nostro vessillo! Via! Bravi ragazzi! Guardate che be è bellissimo il simbolo dell'Inquisizione. L'occhio con la fiammeggiante con la spada in mezzo. Credo che fai bene a non averli perché quando muoiono ti si spezza il cuore, non immagini come stia mia madre e come una quarta figlia. E beh, come dire, è facilmente intuibile. Inquisitor, you're early. We've barely been set up a week. I have a patrol out at the moment. Some of the men sighted Darkspawn in the area. The Venatori have retreated, but scouts haven't pinpointed where they've gone yet. We're reasonably well entrenched here, but the keep's water supply has been problematic. It's causing delays. I'll prepare the troops for inspection at once. Molto bene. Comunque, Ivo, secondo me è meglio non pensare al momento in cui ci si saluta in generale, ma è meglio pensare che si è stati fortunati a condividere un pezzo del percorso con un animale, una persona, insomma, indifferente. Perché se ci tieni, l'animale diventa come la persona. Questa è la mia idea. We haven't met, have we? What's your name, soldier? Where have you served? I beg your pardon, Inquisitor. Knight Captain Rylan at your service. I served with the Templars in Starkhaven until they all ran off to the hills, barking at the moon. Commander Cullen offered me a job, and I was glad to do anything to help stop all this madness. Che mansione avete? What are your duties here, Captain? I am Commander Cullen's second in command. As such, I handle logistics for many of our more high-risk missions. Oh. I also coordinate reports for the commander from agents out in the field. Come avete conosciuto Cullen? If you were in Starkhaven, how do you know Cullen? After Kirk Wall exploded, Starkhaven sent aid. Rubble fell on much of the city. A lot of people were homeless or trapped in collapsed buildings. I coordinated rescue efforts and met Cullen while he was trying to command what was left of Kirkwall's Templars. Non avete lasciato la chiesa? You didn't want to leave the Chantry with the others of your order. Sacred duties are all well and good, but someone needs to do real work now and then. If the barracks are on fire, I'm going for water. Standing around smiting the ash for heresy. Ah, respectfully speaking, of course, Inquisitor. Capisci che hai ragione, ma purtroppo non sono in grado di fare come dici tu. Lo so, Evil, col tempo vedrai, vedrai. Buonasera comunque, Bloody, ben trovata.
Mi piace il vostro lavoro. How is the Inquisition treating you so far, Captain? It's good work. Some of it's a touch batty. But I'm always glad to be doing something useful, Inquisitor. There's no shortage of things that need repaired, shored up, or just a good bucket of water dumped on them. Parlami dei Peroscura. What can you tell me about the Darkspawn in the area? The Darkspawn seem to have emerged since we took the keep. I've warned the troops not to engage unless absolutely necessary. We don't need a blight in the ranks. We have to find whatever hole the monsters came from and seal it. E l'acqua? What's wrong with the water supply? The fort's well is full of garbage. Blasted Venatori threw corpses in there. There's an oasis nearby, but a Vargas claimed it. Doing a decent job of keeping us away, too. Four soldiers have already fallen to venom and claws. We'll need reinforcements to drive the monster out. Okay. Report, Captain. What's the situation in the western approach? I've had scouts investigate that Red Lyrium operation you smashed. I don't think anyone's getting into that cave anytime soon. Okay. Carry on, Captain. Yes, Inquisitor. Carry on, Captain. Carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ah, possiamo fare ampliamento del cortile? Via. Poi ho i lievi. Tende da campo. Potrebbe servirci. Non lo so, dai. Non siamo delle persone di merda, quindi le facciamo. Allora, modificarmi. Modifica armatura. Comprare, no, zero. Vabbè, dai. Non mi rompa le scatole lei, per favore. Allora, qua che abbiamo? Problemi con la prole oscura. Un gruppo di venatori, guidato da Servis, stava scavando in zona quando ha aperto involontariamente delle gallerie infestate dalla prole oscura. Servis si è rifugiato nei paraggi. Cerca altre tracce della prole oscura. Speriamo che qua non ci dica che non possiamo andare perché c'è la roba. C'è il coso benefico, che poi è molto probabile che ce lo dica. Quindi tanto vale... Oddio. Tanto vale che torniamo un attimo a Skyhold, che tra l'altro dovrebbe aver finito Josephine l'unica operazione che le abbiamo dato da fare. E vediamo anche di liberare un pochettino la zona. Oh, bella la carta di Cullen. Buono. Marshmallow. Oh, ecco, potenzia. Allora, seleziona miglioramento cortile. Infermeria, assistenza e supporto, una miglioria estetica che testimonia l'impegno dell'Inquisizione nell'accogliere e proteggere chiunque desideri il suo sostegno. O area addestramento. E la I ce la siamo mangiata? Area addestramento, va bene, capacità ed edizione. Una miglioria estetica che testimonia l'impegno dell'Inquisizione nel reclutare e addestrare i suoi soldati affinché tutti coloro che desiderano aiutare siano messi nelle condizioni di farlo. Penso che queste siano veramente solo cose estetiche. Cosa preferite, un'infermeria o area addestramento? Vale, hai visto il messaggio al gruppo? Cosa pensi che mangeremo stasera? Ah, vabbè, no, Xanxus, ho visto la notifica, però ovviamente non è il momento adesso di vedere.
Qui è come vuoi, non cambia nulla, credo. Infatti, anche perché a entrambi dice una miglioria estetica. Beh, che cambia. E penso che anche lui sappia che è una cosa. Niente. E allora, fuck di infermeria e andiamo di area addestramenti. Così che facciamo vedere a tutti che abbiamo il pugno saldo e duro. Questa è l'area addestramenti. Un porcile semiaperto dove la gente può far finta di darsele. È sempre meglio del cavaliere senza testa che avevamo a Even. Vabbè. Ok, quindi. Ah, ecco. Eravamo arrivati per fare una capatina al tavolo di guerra. Così andiamo avanti nell'accesso occidentale. Inquisitore. Monsieur Inquisitore. Salve. Forse sì. Wow, so cool, so gangsta, match figata. Vedi? Un porcile dove la gente si allena. Ale, li addestriamo io e Bear, affronteranno le mie asce e i suoi artigli. Allora, oh, abbiamo specialità dell'Inquisizione. Vabbè, per adesso aspettiamo con le specialità. Allora, Did you see the Josephine. message I sent? Yes, thank you. Ok. Allora, un fascicolo di documenti di almeno 50 pagine spiega l'accordo commerciale stretto dall'Inquisizione con i principi mercanti di Antiva. Josephine ha legato una nota. Inquisitore, sono più che soddisfatta dell'accordo raggiunto con i principi mercanti. Ecco un duplicato del contratto che vorrei leggeste. Consiglio di prendervi almeno 3 giorni e procurarvi una trentina di candele. Ambasciatrice Montilie. Vabbè. Certo, Josephine, ti pare? Quindi, per lustrare le rovine, possiamo mandare adesso Josephine qua. Solo affidandoci ai nostri alleati nel Ferelden riusciremo a soccorrere i profughi. Dopo Even non ci negheranno il loro aiuto. Let us begin. Vai, Josie. Mentre. Cos'è fine disponibile? Che cos'è fine? Scusate, devo controllare che cos'è. Così se possiamo mandare Cullen o Leliana nel frattempo, abbattiamo un po' dei. Di tempi It's a morti. bit cold in here, don't you think? We are in the mountains. I'm more concerned about everything scattering whenever there's a draft. In effetti, ha ragione anche Cullen. Sto cercando. End. Ah, si chiama End e basta. Se diventi assassino esce fine. E infatti stavo vedendo Become an Assassin influenza livello 8 ed è apparsa questa roba. Vediamo un po'. Allora, c'è una dama che abita il malconcio splendore della sua nobiltà. Il suo unico retaggio è un antico nome, elevato e stimato. Ella potrebbe recuperare ricchezza e dignità sposando l'uomo a cui fu promessa alla nascita. Egli è prospero e potente, ma non le fa battere il cuore. La dama sta in disparte e osserva intensamente il soldato che l'ha ammaliata. Ella prega il creatore di essere liberata. Ella prega affinché accada qualcosa. Una lama repentina, le sue grida, le sue lacrime. Come colpirà lo strumento del creatore, ma soprattutto colpirà, sia dunque l'araldo a sciogliere il nodo, Eir. Ah, Eir è la tipa che ci ha allenato per diventare assassini, tra l'altro. Quindi direi. Ah, vedi, Cullen ci mette 2 ore e
20 e alla fine le ricompense sono sempre le stesse, quindi tanto vale che glielo facciamo fare a lui. Che razza di gioco è mai questo? Uccidere per amore è meglio o peggio di uccidere per il potere? L'Inquisizione non si intromette nei romantici capricci dei nobili. Vai. All right. Vediamo che succede. Poi obbligo verità. Risorse, risorse. Vabbè, mandiamo l'Eliana a prendere un po' di risorse. Buonasera, Pollas, ben trovato. Let's see what we have. Vai, l'Eliana, vai. E anche questa tranche del tavolo di guerra l'abbiamo conclusa. Di nuovo come ieri, il mio cervello connette con il neurone e mi dice: Oh, Pollas, l'alive. Vedi, vedi. Pian piano ti stiamo entrando nella testa oltre che nel cuore, Pollas. Ferma la guerra tra Nevarra e il Tevinter. Vabbè, però abbiamo impegnato già tutti i nostri consiglieri, quindi sarà per la prossima tranche. Inquisitore. No, sono un coglione. Sono un coglione perché non ho fatto. Non ho fatto l'accusa per andare avanti all'accesso? Vabbè, dai, esploreremo questa zona più in basso, allora. Da qua ci sposteremo. Allora, come al solito, Dorian, Cassandra e Toro. Perché no? Ci siamo trovati bene fino ad ora. Ha un livello da mettere? Eh sì, ho notato, Xanxus, ho notato. Adesso vediamo subito a chi metterli di questi tre. Penso che. Allora, Vale ha superato sicuro. Dorian mi pare che lo stesso aveva superato un livello. E forse ci manca. Cassandra e Toro non sono sicuro se hanno superato o meno il livello. Nel frattempo, Inquisitor. fatemi chiudere come si deve qua i marshmallow, che se prendono aria diventano abbastanza schifosi. Fatto. Allora, Vale per il tarocco avevo una mezza idea di basare quello dell'imperatore per fare il tuo inquisitore, cioè metterlo seduto nel saggio se riusciamo. Oh, sarebbe bello, Bloody. Sarebbe molto bello. Neitu, hi. Welcome. Nothing to report, sir. Vabbè, che me lo dici a fare, scusa. Allora, acque dallo strano sapore. Il pozzo della Rocca del Grifone è stato avvelenato e gli occupanti della fortezza non possono più attingervi. Perciò occorre trovare un'altra fonte d'acqua. L'oasi di Rio perduto sarebbe l'ideale, se non fosse già occupata dai Barghest. Che non so cosa siano, però. Li faremo fuori ugualmente, senza se e senza ma. Ah, comunque sì, sia io che Dorian abbiamo un punticino da spartire, quindi Xanxus, venghi, Berserk, venghino, signori. Vabbè, con Vale diciamo che abbiamo tutto. Con Vale potremmo. Ah, possiamo continuare l'assassino qua con Vale. Marchio di morte. E marchio durevole. Sì, dai, marchio durevole. Via. Mentre per quanto riguarda Dorian. Per quanto riguarda Dorian, sono un po' indeciso se mettergli o meno salvavita. Perché oltre a resuscitare, lui potrebbe proteggere gli alleati per breve tempo. In modo da subire meno danni una volta che sono rianimati. Oppure. Ah, no, no, no. Stavo scherzando. C'è la specializzazione di Dorian che deve andare avanti. Ha imparato a rendere i tuoi nemici vulnerabili alle proprie paure. I nemici terrificati subiscono danni maggiori da tutti gli attacchi. Oppure assorbimento mortale, ogni volta che un nemico nelle vicinanze muore, recuperi salute e mana. Questa è figa. Comunque apprezzo, Xanxus. Io vado e ero venuto solo per sfogarmi un po' con voi, per dirvi come sto. Ciao ragazzi e buona serata. Ciao Evil.
Quando vuoi, sai dove trovarci e quando trovarci. Buona serata a te. Chi ha combinato mi dica, lasci stare Vale, che tanto ormai Vale lo posso fare come mi pare e piace. Ho messo il power up della specializzazione, non mi sta venendo. Qua, marchio di morte e marchio durevole. Ma tanto ripeto, Vale non è un problema. Adesso Dorian, dicevo, prendiamoci assorbimento mortale, così che ogni volta che Dorian sta vicino a qualcuno che muore, recupera salute e mana. Che non è una brutta cosa, secondo me, per Dorian. Che dici? Marchio di morte, bene. Sì. Cioè, alla fine sono voluto andare tutto da quella parte fino alla fine e mi sono sbloccato anche il power up di Marchio della Morte. Quindi, Dorian, penso che adesso possiamo pensare di fare anche con Dorian tutta la parte che riguarda la specializzazione, anche perché fino ad ora abbiamo buttato un sacco di punti in generale per le sue magie, quelle del fuoco e dello spirito. Dopo deve prendere la passiva in alto a destra e quella in basso a destra. Con chi? Con Vale? Dopo deve prendere la passiva in alto a destra e quella in basso a destra. Ah, ok, tagliagole e breccia nell'armatura. Va bene, lo faremo. Per me va bene, per Ber. Ci dica, Berserk, ci dica. Prima o poi riempiremo tutto con Vale, tutto quanto, anche arceria. Anche arceria. We Oh! should search the area. Sì, dovremmo, Cassandra. Ah, c'è qualcosa qua dentro? Eh sì, c'è qualcosa qua dentro. Se solo riuscissi a... no. Non cadere! Lo sapevo. Toro, almeno tu. Ma siete dei coglioni? Ma non riuscite veramente a... Ragazzi, devo andare che ho delle persone da registrare. Ci vediamo la prossima domenica. Ciao Neil, grazie mille per essere stato con noi. Oh sì, grande, grande Toro. No, no, no. Yes! Yes! Vai, Toro! Che ha detto Xanxus? Con Vale poi assassino non lo tocchi più, può essere. Ah, guarda! Formaggio, vino, salami da questa parte. Cioè, si sono fatti un sacco di roba da queste parti. E bottiglie del Tedas, brandy dei Colli Occidentali. Note di ribes nero con un retrogusto di caprifoglio. Inoltre sa di brandy. Vabbè, si chiama brandy. Che cazzo. Bello. Vino! Datemi il vino! È finito il vino! Ah, Robert. Vale dove sta? Dove cazzo stava? Non lo tocchi più, basta. No. Oddio, oddio, che cosa succede alle ombre? Ti ricordi quella app, Vale? Se me la ricordo, Bloody, se... Scusate. Che cosa avete trovato voi? Che mi segna come nemico? Allora, dove sta? Dove sta? Ve la devo far sentire. È un'app che si chiama Non c'è più vino. Vediamo se riuscite a sentire.
E c'è l'imbarazzo della scelta, perché poi c'è è vuoto, È vuoto. cioè Cioè, non c'è più vino. non c'è più vino. Tu sei Rob. Che Tu sei Rob. stupido nome. Che stupido. Poi c'è allora vai, riempilo. Allora va e riempilo. Poi c'è risate. Bello, risate 2. Poi, chi ti ha messo questo nome? Idi. Palle d'orso friente. Balbuziente. Vessimblemi. Non so cosa sia. Per gli dei. Vabbè, c'è un dammi vino. Ecco, dammi vino e lasciami. Devi bere o il mondo avrà fine. Ecco. Poi vabbè, insomma, puttanella. Questo penso sia Tyrion, però che cazzo c'entra? Vabbè. E questa era l'app. Abbiamo perso un po' di tempo, scusate, ma dovevo. Re Robert Simulator. Comunque sì, Bloody, per quella cosa del tarocco ci sto. Ci sto alla grande. Oh, ehi, c'è qualcuno là. Che sta combattendo un Varghest. Ma che cos'è, un Tobikadachi? Madonna, sembra un Tobikadachi quello. No, attenzione al rinoceronte gigante, per favore. Un Gurn. E via. Fatto fuori anche lui in maniera molto ignobile. Mload. Tutto qui? Veramente? Bastava fare questo? Ci voleva poco. E poi che altro abbiamo? Sulle tracce della chiesa, segui i simboli. E vabbè, seguiamo i simboli. Che ci portano verso una zona che non abbiamo visto fino ad ora. Dai, Vale, dai. Dai, cammina. Guarda, ma perché loro riescono io no? Che palle. Ah. Passo Valemont, perfetto. Questa è l'unione tra Vale e la famiglia Belmont. No! Vabbè. Te parevo. Chi di voi ha giocato a Castlevania? Pa 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 pa. Le musiche sono bellissime di Castlevania. Un po' di lazurite, un po' di lustro del campione. E predone saccheggiatore, mi spiace, ma devi morire male. E vabbè. Vabbè, tu lo so, Bloody, che l'hai giocato, per forza. Che cos'è quello? Ah, no, ok. Per un attimo mi stavo preoccupando tantissimo perché avevo visto quella cosa che si muoveva da dietro alla. Da dietro a. Come si chiama? La collina. E invece era soltanto l'albero. Ragazzi, posso depredare un secondo? Grazie.
Proseguiamo. Allora. È questa gola profondissima. Noi stiamo andando. Vabbè, ogni volta che sbaglio. Stiamo andando dalla parte giusta? Eh sì. Eh sì. Proseguiamo di qua. Noi continuiamo a seguire le tracce della chiesa. Tra un genocidio e l'altro. Eccoci. Gran scalinata. Vabbè, ho capito i simboli, l'ho visto, però tutto qui? Ah, ecco, ci portano da questa parte. Andiamo. Questa chiesa che si muove. C'è un altro teschietto. Uno. Due. E dove sarà il terzo? No, quello mi sa che l'abbiamo già visto. Allora sarà di qua. Eccolo là, tre. Ok, e di qua la chiesa prosegue? Sì che prosegue. La chiesa proprio non si sta ferma, neanche un secondo. Che è sto posto? Spianate sabbiose? Ah. Qua c'è roba segreta? Segreti da qualche parte? Quella cosa mi sa di segreto, in effetti. Andiamo a controllare. Cosa vuoi che succeda? Fino ad ora non abbiamo trovato anima viva. Cos'è sta roba? Guardiani del cancello. Ah, è un luogo storico. Beh, dai, abbiamo fatto bene a venire fin qua. Oh. Dove? In mezzo alle patate sbucciate, che cos'è? Whisky grigio, rito vino, birra coscritta. Una bottiglia contrassegnata come riserva, custode Evlal. Birra di Rocca del Grifone. Perché dire no alla birra? Giustamente. E fu così che si trovò faccia a faccia con un Fatalis. Non direi di no, eh. Non direi di no. Ok, di qua. Here we go. Sarà una lunga passeggiata, ma almeno avremo la possibilità di ascoltare i nostri compagni che si dicono cose belle e divertenti. No, eh? Maledetti. Oh! Presidio di Ishka. C'è anche uno squarcio al presidio.
Vai ragazzi, vai. E com'è che mi prendono? Sempre e comunque. E vaffanculo. Io scindo perché posso. Ottimo, ottimo. Ah, sempre loro sono. Vabbè, e allora facciamo fuori prima quello più tosto. Scindo. Boh, mamma mia. Ah, tu stai ancora qua? E tu? Vai Cassandra, brava. Finiti? Ah no, e che cosa ci fa quello là in fondo? Oddio, via da là. Ecco qua. Ragazzi, io mi allontano che mi metto a fare una cosa. Se ci siete dopo torno un po'. Se no, a venerdì. Buona live e fate i bravi. Ciao, Bloody. Grazie per essere stata con noi. Ok. Incidentally, Cassandra, I'm well aware you lied to me. I lied to you? When you said the Mage Rebellion was beyond the power of the Seekers to control. I've since heard your order could have prevented it. But instead led the Templars into war once it started. It is why I left the Order, yes. Knee-jerk defense of your former comrades. I quite understand. E vabbè. Dai cacchio, ogni volta mi sbaglio a premere tasto. E la gente muore per sbaglio. La gente muore per sbaglio con me vicino. Ma Johnny, ho solo fatto così! Boh! Che avete trovato? Ah, uno di quelli? Dorso piumato? Bene. Proseguiamo. Vedi, sono contento quando finalmente iniziano a parlare tra di loro i compagni. Anche perché hanno un sacco di cose da dirsi tra di loro. Lì c'è qualcuno. Ma per adesso lo lasciamo stare a se stesso. Perché abbiamo da controllare anche questa cosa. Che cos'è? Ah, dove fare l'accampamento. Perfetto. Ok, dovrebbe essercene solo un altro di accampamento qua all'accesso occidentale. Vediamo come stiamo messi sulle tracce della chiesa. Ok. Inizia una missione che secondo me piacerà molto a Berserk. Si chiama Dracologia. Visitors. Thank the Maker. It's been so long since I've spoken to anyone. Have you come to observe the wildlife too? I think I found your supplies. A dead man out in the desert had these on him. Dead? Blessed Andraste. What about Marcus or Jeannette? This is terrible news. I am Frédéric of Serrault, foremost researcher of draconology in Orlais. I came here with an expedition from the university. But the others are all missing,
and our work has been halted. White Claw raiders have made off with much of our supplies. You will help me reclaim the equipment, will you not? You will champion the advancement of science. Ho trovato già tutto. E comunque, Pollas, purtroppo i draghi per adesso è meglio evitare. Non sono ancora pronto. I have the supplies you were waiting for right here. Now that I have my recipes back, I'll be able to concoct a bait the High Dragon cannot resist. I have most of what I need, but I still need to gather quillback intestines and a phoenix's tail feather. Parlami dei draghi, ecco. You study dragons? I'd be interested in hearing more about that. Oh, they are fascinating and little understood creatures, thought extinct for centuries. Now they seem to be making a comeback. The Nivarans wrote extensively on breeding and nesting behavior, but high dragon hunting patterns have never been studied. I would be most interested if you come across any Gurn corpses that might be victims of dragon attacks. Va bene. We'll have to speak some other time. Ok, quindi questo qua ci ha chiesto un po' di cose per studiare i draghi, no? Va bene. Raccogli gli intestini di un dorso piumato? Volentieri, però. Forse da questa parte ci troviamo qualcuno? Ah, là c'è gente? Salve, amici! E vabbè. Attenti. Ok. GG. Ho trovato qualcosa toccato dall'oblio. Finalmente. L'anello del colpo mortale migliorato. Anche questo sarebbe ottimo per me. Allora, quello mi sembra proprio un dorso piumato. Quello mi sembra proprio un dorso piumato. No, è un Varghest. Vabbè. Nel dubbio, lo facciamo fuori lo stesso. Aia. Oh, stronzo. Bene. Allora, dorsi piumati da queste parti però non ne vedo. Non ne vedo proprio. Beh, io sto dando un'occhiata generale della zona, tanto per vedere se c'è qualche altra cosa che mi sto perdendo oppure no. Che poi mi segna che di là c'è qualcosa. Ah, ecco! Quella è una fenice. Mi sembra che ci serve per qualcosa la fenice. Qui fenice bella, qui. Qui. Eccoti. Fai boom. Olè. Perfetto. Ah, ecco, c'è una caverna. Ecco cosa c'è. Oh, madonna, che... C'è anche qualcuno a guardia della caverna? Eh sì, mi sa di sì. Oh, attenzione al dorso piumato. Forse è quello più tosto del gruppo. No.
Dove vai? Vai Toro, finisher! Flawless victory. E suona il corno tanto per fare l'ignorante, va benissimo. Ma non ha fatto boom? No, purtroppo no. Purtroppo non si vede, se non sbaglio, con questa abilità, quando fanno boom. Però lo fanno lo stesso. Cos'è? Messaggio del mago ribelle. Continua a fissarmi, se ne deve andare. Ma chi? Chi è che continua a fissarti e se ne deve andare? Dorian, pensaci te alla barriera. Toro è diventato un feline. Ah sì, col corno. Sulle tracce della chiesa è completata? Dai, dimmi che hanno nascosto qualcosa di valore qua. Tutta sta strada per nulla mi secca. C'è Nishu? Un altro pezzo di mosaico inutile. La creazione del di un filatterio, madonna. Diario del possibile vedere qualcuno che è stato adepto della calma così a lungo. Desidera continuare con gli esperimenti. Lo terremo d'occhio finché non sarà pronto a partire. Quindi hanno cercato di evocare uno spirito qua, nella chiesa. Armatura del comandante templare. Ah. Qualche guerriero se ne vedrà bene. No, meglio. Ma non è detto. Quindi non possiamo fare nulla qua? Pare di no. Vabbè. Che dire? Abbiamo perso tempo a seguire la chiesa. Mannaggia loro. Allora, un istante. Quanta roba che c'è. Ah, ricordi del grigio c'è con Blackwall, quindi varrebbe la pena andare a cambiare qualcuno con Blackwall. Strategia di caccia, frammenti. Strategie di caccia, frammenti. È tutto praticamente frammenti e strategie di caccia a questo punto. Quindi torniamo indietro e mettiamoci Blackwall al posto di Toro. Così che possiamo fare quella cosa. Da qua. Uno, dos e tres. Ben trovato Blackwall. Allora. Qua. Ok, vediamo un po'. Quella cosa? Non lo so. Ho detto quella cosa? Aspetta. My fellow researcher, what can I do for you? Vedi prima il drago con Toro? Sì, ma dobbiamo prima continuare le cose del drago. Poi metti Blackwall. No, scusami, se adesso devo andare a fare la cosa di Blackwall, mi tengo Blackwall. Se continuo la cosa del drago, mi tengo Toro. Anche perché se non vado avanti non lo vedo il drago, quindi. Hai detto quella cosa? Ah, vabbè, chiedo scusa, Pollas, non ci sono arrivato. Che cacchio? Quanti nemici stanno da questa parte? Tanti, troppi, per i miei gusti. Qua posso salire? Ma anche no. Oh sì, di qua c'è il sentiero.
Sì, guarda quanti sono. Beh, che se la stanno vedendo con... Vai, Toby Kadachi dei poveri. Vai. Vabbè. Abbiamo fatto fuori anche lui in maniera molto ignorante. Via. Allora, di là. Non preoccuparti, adesso faremo in modo di capirci per finta dicendo solo quella cosa. Ma allora stai andando a fare quella cosa, occhiolino, occhiolino? Eh certo. Si va di quella cosa. Vai, 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 vai. Damn you go. Non avrei saputo dirlo meglio, Blackwell. Madonna. Quante mazzate. Quante mazzate. Abbiamo finito? Ecco, bravi. Allora, guarda, guarda, guarda. Lustro del campione come se piovesse. E nei pressi della fortezza. Ok. Quella cosa, ma siete sicuri? Proprio quella cosa? Eh già, quella cosa. Allora. Quanti frammenti ci stanno qua? Un trilione? Due. Dai, l'ultimo. Oh. Ecco fatto. Proprio dove stiamo andando noi, quindi. Profit. Oh. Ah, c'è uno squarcio qua. Eh sì. C'è uno squarcio. E io posso scendere da qua dietro? Non mi pare che mi dia possibilità. No, ma attacca. Ma attacca subito quel figlio di puttana. Scusi, demone dell'ira. E allora, vogliamo morire? Qua c'è qualcuno che sta tentando di andare avanti. Vabbè, l'hanno accerchiato, direi che va bene. No, ragazzi, ma che fate? Lo lasciate così? Oh, lo sapevo. E lo sapevo però, eh. Oh, via. Bravissimi. Oh, è rimasto quello più stronzo però, eh. Ve lo siete fatto sfuggire? Ecco. Che ragazzi, pensateci voi. Allora, un demone dell'ira. Due demoni dell'ira. No, troppi, troppi. Qua mi sa che ci sarà bisogno di un bello squarcio.
Ah, Blackwall. Dove cazzo stanno? Stanno là. Dorian. Blackwall. Bravi, bravi, io scindo. Ok. Help the Inquisitor! Dov'è l'Inquisitor? Eccolo là. Dio! No! Dorian! Dorian! No! No! Allora, risuscita... Dov'è? Dove? Eccoli là. Dorian. Oddio, no. No. Vai, Cassandra, pensaci tu. No. 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 Cassandra, dimmi che te la stai cavando bene. No, è appena deceduta. Ok, addio. 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 Amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Oddio, mi stanno seguendo? Eh sì. Eh sì, mi stanno proprio seguendo. Siete tornati? Bravi. Ok. Che... Ragazzi, io devo andare a letto a riposare un po'. Ci vediamo dopo se riesco a tornare. Va bene, Jack, scusa se non ho letto prima. A dopo. Ah, ecco perché ho difficoltà, perché sono di livello 15 qua. Cassandra, per favore, ritorni. Dai, che a questo giro non ci stanno quelli stronzi. Per adesso. Scendiamo. Ce l'avete fatta? Bravi. Ah, ok, Bright, va benissimo. Scendiamo, va. Dov'è Cassandra? Ah, cacchio. Cazzo. No. No. Cazzo. Riproviamo. Riproviamo. Sperando che si spawnino sempre i Wright. No, te pareva. Siamo stati fortunati una volta, mica possiamo esserlo sempre. Allora, chiudiamo lo squarcio prima di tutto, che magari è meglio. Ah, bastardo. Che palle. Guarda come se ne va in giro.
ma io sono poco studiato e vado più veloce. Galagov Fest. Dai, fatelo fuori. È solo un enorme demone dell'ira. Cosa vuoi che sia? Però... Dai, 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 approfittate, approfittate. Ok. Ok, alla prima è andata. Lasciamoli avvicinare un po' tutti. Esatto, così. E si va di chiudere lo squarcio. Madonna. Ultimate. Chiudi, chiudi, chiudi. Devo tornare con più fiaschette, mi sa. Ci devo ritornare con le fiaschette piene. Ok, mossi. Ok. Vabbè, se già perdi vita saltando, però, figlio mio. Non ti ci posso fare niente. Allora, mo. Speriamo che non si siano respawnati i nemici di prima, perché sennò sono cavoli. Ok, sembra di no. Sembra che sia tranquillo adesso. Ha colpito lo spigolo della sabbia con il mignolino. Fa male lo spigolo della sabbia. Allora, forte delle sabbie. Maledetto a te, forte delle sabbie. Vediamo un po'. We should search the area. Salve. Vabbè, ma mi deve prendere per forza quell'attacco, vero? Oh, e qualcuno lo può provocare, però? Mica me la devo vedere io. Madonna, siete già mezzi morti e manco vi stanno attaccando come si deve. Ok, e la prima ondata è stata fatta. Mo, mettiamoci qua che magari riusciamo a portarceli una alla volta. Sei il cazzo, vero? Vabbè. Ok. Prima i Wraith che effettivamente sono fastidiosi. Non sembra, ma sono molto molto fastidiosi. Oh, ok. No, vogliono me, vogliono me. Me ne devo andare.
Pensateci voi, pensateci voi. Vi fornisco supporto da lontano. Oddio. Che livello sei tu? Xanxus, io sono attualmente a livello 14, se non sbaglio. Guardalo, guardalo. Fermati qua. Oh, via. Abbiamo dovuto faticare un po', ma ce l'abbiamo fatta. O 15, boh. Bene così. Mannaggia a te, Blackwall. Allora, mi sa che ci dice di andare in tutti e due i punti. Magari sopra le due torri. Ah, hai fatto lo squarcio di prima? Sì. Whisky grigio, una bottiglia contrassegnata come riserva custode Jairn. Rompere in caso di morte. Che bello. Scendiamo con tutta la calma del mondo. Perfetto. Good find. Ah, tutto qui. Vabbè, grazie Blackwall. Oh, e qua che cosa abbiamo invece? Forse un frammento? Eccolo là. Ok. Bastone vigoroso. E ce lo prendiamo tanto per gradire. Quindi hai fatto quella cosa? Esatto, quella cosa. Universalmente nota come quella cosa. Allora, qua ci sono frammenti, frammenti, frammenti. E dopodiché... casi risolti... ah, qua ci sono ancora casi risolti di Cassandra e ricordi del grigio con Blackwall. Ok, avremo un po' da fare qua in questa zona. Avremo veramente un po' da fare perché ci sono un'infinità di frammenti e molte cose da fare. Quindi qua, qua, qua. Non avete idea di quanto io stia ridendo per questa cosa di quella cosa? Inquisitor. No, rompa le palle lei. Allora, abbiamo ripreso Toro. Quindi, andiamo a questi frammenti di qua. Che poi il drago dovremmo vederlo solo se andiamo avanti con le quest per Frederick. Credo. Che poi cos'è che voleva? Budella di... qualcosa di fenice? Ok, qua era uno. E di là ce ne sta un altro. No, se all'inizio vai a destra. Che cosa vuol dire? Scusa, Xanxus, non capisco. All'inizio di cosa? Dove? Quale cosa? Quella cosa? Qua non ci sta niente. No, non ci sta niente.
No, ma l'avevamo già visto, mi sa. L'avevamo già visto che sorvolava qua il Grand Canyon. Allora, ci sono altri nemici. Esperienza gratuita. Vabbè, Toro. Quanto ignorante, Toro. Cosa sta succedendo? Vabbè, abbiamo ammazzato un po' di cose. Sfida migliorata. Questo può esserci effettivamente utile. Al primo accampamento, all'accampamento 1 che ti fa piacere. E Tora ha detto vogliamo combattere capo. Cos'era questa frase esperienza gratuita? Riferimento a Undertale? Eh sì. È certo, ormai è diventata la mia frase preferita quando c'è un vermiciattolo. In lontananza Not Undyne. nota scritta con eleganza. Signori, i vostri errori cominciano a lasciarmi perplesso. Vi avevo detto di prendere l'equipaggiamento e lasciare in vita la squadra di ricerca. Non conoscete la differenza tra vita e morte? Fallite nuovamente e vi dimostrerò in cosa può mutare la mia perplessità. Service. Madonna. Sottili minacce. Comunque ragazzi, ho deciso che venerdì voglio continuare a fare Undertale. Perché prima o poi ce la devo fare a battere Undyne. Ce la devo fare. Smadonnerò per 3 ore e mezza, ma ce la devo fare prima o poi. Mal che vada non la metto su YouTube, non so che dirvi, ma mi sento rodere se non ce la faccio. Devo rimanere determinato. Che cosa abbiamo qua? Il lirio ancestrale, potremmo portarci Varric in un secondo momento. Senta l'OST di Battle Against a True Hero. No, è molto bella. Anche se mi piace più Spear of Justice, che è la prima della Pacifist e Neutral Run. Ci vuole tanto male, signor inquisitante. Un po' sì. Un po' sì, lo ammetto. Però. Dai. Ci sono riuscite altre persone. Non posso riuscirci io. Devo solo imparare a memoria il pattern. Ci vorrà un bel po'. Ma si può fare. Brace yourself, best. Best Emmy is coming. Allora, aspetta. Qua, cos'è che ci dobbiamo procurare da questa parte? Ah, qua. Cassandra, tu sei un'esperta, vero? Vieni da una famiglia di ammazzadraghi. Ma quelle altre persone erano coreani. Maledetti asiatici che riescono a fare tutto senza il minimo sforzo. Dorso piumato, mi sa che ho bisogno delle tue interiore. Vieni a darmele gentilmente. Oh oh oh, buono però, eh. No, solo cuoio. Quella è una iena. Allora, cos'è che dovevamo fare qua? Vediamo. Ah, tracce di attacchi dei draghi. Ok, no. Non dobbiamo sterminare tutta la fauna.
Ecco. Perfetto, e anche questo attacco di drago è stato fatto. Ok, tracce di qua. Nel frattempo però abbiamo un frammento alle nostre spalle. Vediamo se riusciamo a beccarcelo. Eccolo. Vabbè, si è capito che i coreani sono bravi, dai. Si è capito questo alla fine. Perfetto. Ok, andiamo avanti. Ah, siamo a metà adesso di frammenti? Madonna. Siamo ancora a metà. Allora, qua che cosa abbiamo? Una carcassa? Due carcasse? Ah no, però c'è quella là. Perfetto. Qui che abbiamo? Frammenti. Come adescare un drago. Raccogli gli intestini di dorso piumato. Sì, meglio questa. Anche perché stanno ovunque i dorsi piumati qua. Benvenuto nella missione più noiosa di Dragon Age. Trova il drago. Il Dragon Age. Giusto un po', però ne vale la pena, dai. Che è successo? Il dorso piumato si è incazzato. Che è successo? Cuoio, maledetto a te. C'è un altro dorso piumato da qualche parte? Ho bisogno delle sue interiora. Tu, vieni qua. Naggia, vieni qua. Sempre cuoio, ma che palle. Oh. Cos'è sta roba, De Preda? Oh, ecco. Forse lui fa il caso mio. Madonna, ma è così difficile trovare l'interiora di un animale? Cioè, di averle devi avercele per forza. Mi sfogherò su questa povera iena. Allora. Dove sei? Dorso piumato, dove sei? Dove sei? Oltre ad avere un dorso che è piumato, non potresti avere dell'interiora? Maledetti. Là c'è un nemico ed è stato là per tutto il tempo. Stava. Che poi se ci pensate è inverosimile che non riesci a prendere l'interiore di un animale. E appunto, Pollas, perché deve averle per forza. Non è che dici, vabbè, alcuni ce l'hanno, altri no. No, come sopravvive senza? Deve avercele. Vuol dire che quell'animale era già morto e si sono rubate l'interiore per non farti fare la quest? Verosimile, sì.
Lettera quasi illeggibile ma inviata. Servis, puoi rimandare qui i custodi grigi. Durante la notte i miei uomini hanno visto dei Perle Oscura. Perle Oscura! Non starà mica cominciando un nuovo flagello, vero? Tu ci proteggerai, giusto? Druvond. Mi sa che non è molto interessato il tuo amico a proteggervi. E dai, ma non è possibile, non ci sono più dorsi piumati? Non si stanno spawnando più dorsi piumati, ma perché tutte a me? Vabbè. Prima dei dorsi piumati. Che altro abbiamo qua? Frammenti. Perfetto. C'è un altro anche qua. Magari lo prendiamo. Magari lo pigliamo. Sempre cuoio trovo, queste budella non le becco. Ah, bene, là sopra. Ok, sperando di non romperci le ossa. La rivolta degli NPC che non vogliono essere NPC, allora si rubano l'interiore degli animali e poi li muovono come burattini. Maledetti NPC. Ok, ci siamo. Da qua dovremmo salire. Guarda, la zurite. Ed ecco il nostro frammento. Nel frattempo do un'occhiata da lontano, ma mi pare che dorsi piumati all'orizzonte non ce ne stiano. Quindi tanto vale. Tanto male. Accampamento del dirupo. Andiamo qua e prendiamo la Night of Azurite. Oddio, questo era triste però, eh. Pollas, su via. Questa era un pochino tristella. Ok, allora, dai. Attacchi dei draghi dovrebbe essere comunque facile individuarli. Ecco qua. Torna da Frederick con informazioni sui terreni di caccia. Ecco, prima di tornare da Frederick, però, che altro abbiamo qua? Problemi con i Perle Oscura, e va bene. Vogliamo togliercelo adesso, problemi con i Perle Oscura? Ma sì, tanto stiamo vicini. No, rompere le palle, Iena. No, non ti azzardare. E te la sei cercata. E te la sei cercata, allora. Scusa. Uno vuole fare di tutto per tenerti in vita, tu no. Devo rompere le palle e niente. E alla fine così funziona. Allora, i Perle Oscura, Perle Oscura. Oh, aspetta però, se dobbiamo andare da quella parte c'è ancora il gas. Quindi non so se riusciremo a farla questa. Perché c'è quella zona che ci è preclusa ancora. E io scommetto che i Perle Oscure arrivano esattamente da là. Perfetto, come non detto. Allora, cos'è sta roba? Punti interrogativi. No, secondo me è proprio la zona dove c'è il fumo. Quindi, raccogliamo le intestine. Gli intestini di dorso piumato ancora. Maledetti a voi, intestini. Ok, sto andando dalla parte giusta, sì. Sì. A sto giro si è spawnato uno. Però io per essere sicurissimo che vada bene, preferisco che si spawni qua dove c'è il viola.
Per i gas fai l'opera, l'operazione al tavolo, non devi aspettare il tempo. Ok, perfetto. No, una iena di merda si è spawnata. Sì, ma che rottura di palle, oh! E i dorsi... Guarda, iene di tutto! Si è spawnato qualsiasi cosa tranne il dorso piumato. Initial D. Guess, guess, guess. Na 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 na. Tonight I'll fly. One down. Le ho prese tutte io per la cena di stasera. Maledetto Xanxus, se non hai lasciata neanche un po'. Sì, ragazzi, ma veramente non volete proprio farmi spawnare nemmeno uno? Che cos'è? È sempre iene! Sempre iene! Non so che cosa farmi delle iene. Avevo visto un dorso piumato da questa parte, però fuori dalla zona viola, non so. Oh, ecco, si è spawnata adesso, l'ho visto. Dove scappi? Dove scappi? Non puoi sfuggirmi, dorso piumato. Non puoi. Non puoi. Vieni qua, vieni qua. No, dorso piumato, no, ti prego. Torna qua. Torna da me, dorso piumato. Stardo. Dai, dimmi che anche se fuori dalla zona può avere il loot. Iene di merda, che volete voi? Oh, intestino di dorso piumato, finalmente. Yes. Che è? Ah, il Fennec, giustamente, me lo fate come nemico? E vabbè. Modalità moglie incazzata. Prova tu a cucinare per l'esercito con lo stipendio che mi ritrovo. Consegna gli ingredienti. Oh, finalmente. Consegniamo gli ingredienti. Eccoci. Salve Frederick. Abbiamo tutto l'occorrente, persino l'interiore. What was that? Oh, my fellow researcher. What can I do for you? Ma non hai i coltelli nascosti? In che senso? Comunque ho gli ingredienti. One tail feather and one batch of intestines, as requested. My friend, you are invaluable. I will certainly note your assistance in my monograph on the High Dragon. I will attempt to lure her out as soon as my background research is complete. Mistakes could be deadly. The ancient Tevinters wrote volumes on the study of dragons. I believe they had a laboratory in this desert. If only their work had not been lost. Truly, the blights set the field of draconology back centuries. Deplorable. In realtà sì, c'è gli Oxanxus. Ho trovato tracce di drago. I've spotted several dragon signs around the approach. Most excellent, my friend. I don't suppose you noted the wound pattern. No matter, I'll look into that later. Andraste's mercy. From what I can tell, the dragon has been moving east and will be scouring the wastes next. Naturally, the dragon's hunting ground is full of miscreants. White claw raiders. They've covered the area in traps for Maker only knows reason. Quite a mess. Ho trovato un manoscritto. I found this manuscript on dragons in an ancient Tevinter laboratory. Will it help you? What remarkable diagrams. Are these chambers of the draconic heart? Oh, if only I could read the script. Do you perhaps know a linguist?
Or a Tevinter historian? Don't look at me. Nobody's spoken that form of Tevin in 700 years. I don't, but the Inquisition might. I'll speak to our specialists. Va bene. We'll have to speak some other time. Perfetto, quindi dobbiamo procurarci una traduzione. Comunque sì, quelle dell'assassino sono qua nel menu quando si tiene premuto L2 Xanxus. E niente, allora torniamocene un secondo a Skyhold. Tanto dovrebbe aver terminato tutti più o meno. Anche perché è immediata quella di ripulire qua dal gas. Gas. Colosso, madonna. Inquietante al punto giusto questo colosso. I'll fly tonight, yeah. Forza, gioco. Allora, eccoci qua. Dunque. C'era una missione che durava più di un paio d'ore e dovrebbe essere quella di Josephine, che non dovrebbe aver finito. Un colosso e chissà se fischiando e urlando aggro spawna un cavallo nero con la luce nella mia spada posso trovare il suo punto debole. Ah, Shadow of the Colossus. Era un bel gioco per la Play 2. Chissà com'è adesso per Play 4. Ah, Liliana ci ha dato anche un accessorio del trono dei Chasind. Grazie, Liliana. I've arranged an accord between the Marquis and the Dowager. Wonder of wonders. Perhaps they can be useful to us after all. Vediamo un po'. That reference. That Shadow of the Colossus reference. Ah, tradurre il testo di Drago. Perfetto. Ambasciatrice Montilier. La vostra ultima missiva mi ha dato molto su cui riflettere e in quanto vostro debitore dopo l'incidente di Cumberland, credo di poter aiutarvi a risolvere il mistero. Un mio conoscente di Mineratus ha un fratello nel collegio delle antichità del circolo locale. Ungendo qualche ingranaggio come soltanto voi sapete fare, questi potrebbero tradurre il vostro testo antico. Attenzione però, a Mineratus i favori si pagano a caro prezzo. Ciononostante credo che questa sia la soluzione migliore. Cordialmente, Barone Maxwell Van Serant. E infatti Josephine ci dice: basterà un favore all'amico di un amico per avere il manoscritto tradotto da un esperto. Via. Fateci avere quel manoscritto. Mi assento 2 secondi. Va bene, Pollas, a fra poco. Tradurre il testo del drago. Stimata ambasciatrice Montilier, allego la traduzione integrale del vostro affascinante manoscritto, che i nostri esperti ritengono addirittura antecedente al primo flagello. Il dialetto utilizzato ha messo in grande difficoltà i nostri paleolinguisti. Il Collegio delle Antichità è disponibile a collaborare ulteriormente con l'Inquisizione, qualora emergessero altri documenti in Tevene risalenti all'era pre-flagello. Cordiali saluti, bla 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 bla. Non adesso. Indaga sui frammenti, ottieni i metalli, risorse dell'accesso, indaga. Che cos'è questo? Ferma l'attività dei venatori a ovest. Le spie di Liliana hanno scoperto degli ordini impartiti dai comandanti d'alto rango ed estremamente utile alla nostra causa. L'Inquisizione deve scoprire cosa sta cercando il nemico. La regione è vasta, ma Liliana è pronta a sfruttare la sua rete di contatti per rintracciare i servitori di Corypheus. E ci dice, i venatori stanno inviando alcuni dei loro studiosi migliori nelle lande. Dobbiamo scoprire cosa hanno in mente. Via. I venatori sono accampati in un luogo noto come le distese sibilanti. Hanno messo i loro schiavi al lavoro per dissotterrare antichi edifici.
L'Inquisizione dovrebbe intervenire. In caso contrario, ci penserò io a spaccare la testa a quei venatori. Ma poi ci dovete cercarvi un nuovo esploratore. Esploratrice Capo Harding. Quindi la nuova zona sono le distese sibilanti. Molto bene. E non c'è una missione ripulisci... No? Strano. Molto strano. Trovo una sorgente d'acqua per l'avamposto. Questo volendo si può. Scusa, qual era l'operazione per liberare dal... Qua che abbiamo? Nulla di che. Molto strano però. Forse dovremmo finire le ricerche del drago e adesso possiamo tornare al tavolo di guerra. No, pare di no. Hai messo la bandiera dell'Inquisizione lì? Sì. Se non c'è, non parte la missione. Scusa, ben trovato Jack. Completata operazioni. Completata operazioni. Scusa, andiamo a controllare. E ben ritrovato anche Pollas. Portiamoci Varric con noi, così che magari possiamo anche vedere la situazione, la Lirium rosso ancestrale. Allora, se è completata, puoi andare avanti. Vabbè. Vediamo un po'. E vediamo un po' che succede. Eccoci. Allora. Stia zitta. Non ho tempo da perdere. Allora. Vedi, c'è sempre quella... Oh. Quelli sono nemici nuovi? Eh sì, capo branco Urlok. Ah, questi quindi saranno per l'oscura. Urlok mi pare sia... Oi. Urlok mi pare sia un perloscuro. Ok. Sì, è perloscura. Ok. Dai, manca poco. Ok, fatto. Cerca altre tracce della Perle Oscure. E cerchiamole. Devo andare a mangiare. Va bene, Jack. Grazie per essere stato con noi. Aspetta, ma l'area quanto è grande? È grandissima. L'area è grandissima.
Vabbè, vediamoci questa cosa. Forse andando verso il centro troviamo qualcosa di più utile. Eh no, non mi sembra. Neanch'io, Varric, però dobbiamo. Dobbiamo per forza. Dai. No, qua non si può andare. E sono anche infami perché è esattamente là dove dovremmo andare, secondo me. Ah. Brucio, 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 muoio. Dove vale? Eccolo là. Se segui le passerelle trovi la zona della bandiera. Le passerelle? Ah, l'inventario è pieno. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Qualche arma del cazzo la possiamo buttare? Sì, guarda qua. Allora, distruttore di antiva. No. Distruggi. Scudo da templare, distruggi. E adesso possiamo prenderci tutto. La passerella. Aspetta, forse qua? Qua sotto c'è qualcosa? Ah, Madonna! No! Le passerelle. Seguire le passerelle. Ecco. We can't cross this. The Darkspawn got through. I'll have to see what our people at Skyhold can do. Yes, finalmente. Bravo, bravissimo. Allora, qua ci sono incubi rossi di Varric. Molto bene, cioè non c'era nessuna passerella in realtà, c'era solamente quella sporgenza di legno praticamente. Oh, incubi rossi, dai Varric, andiamo a farci queste, dopodiché possiamo anche terminare la live. Eccoci. Guarda, guarda. È una cava praticamente. This is a big operation. What's going on here? Lo vedremo subito, Varric.
Ah, vedi, anche un luogo storico, tra l'altro, quindi abbiamo fatto bene a venire. La Zuite. Dai, cacchio. Ok. Scivola da solo il nostro simpatico amico. Si sente tremare leggermente la terra sotto i piedi. Ok. Chissà che altro sta qua sotto. Ah, credo che non lo scopriremo mai. A meno che non mandiamo Varric, che è il più piccolino, giù. Nah. Va bene. Oh, e quelli? Quando siete arrivati voi? Quando cazzo siete arrivati? Ragazzi, vi saluto che vado a mangiare. Ciao a tutti. Ciao Berserk, grazie per essere stato con noi. E buona cena. Da Zam Waria. Perfetto. Deprediamo anche qua. Ok. E non ci sta più nulla. Va benissimo, qua che abbiamo artigli bianchi affilati, sì. Ah, possiamo dire a Frederick che abbiamo l'antico manoscritto che andava salvato, quello di Amaro Montenegro. Quindi facciamoci questo, così ci spianiamo la strada per la prossima volta. Of course, Durin's theory of high dragon behavior is absurd, but yes? Did you need something? Il manoscritto è tradotto. My people have translated that Tevinter manuscript. Studies on dragon hunting patterns? Migrations? Durant's theory that dragons can't see the color blue is refuted. Now, I need to determine the appropriate spots so the lures can be planted. If you've observed anything, perhaps Gurn with the claw and burn marks of a dragon attack? I would be glad to hear of it. We'll have to speak some other time. Che abbiamo l'antico manoscritto vaso, nel dubbio salviamo tutto di antico così ci scoliamo un amaro Montenegro. Sapore vero. Allora, qua per proseguire abbiamo detto che dobbiamo chiedere a Skyhold. Sì. Quindi torniamocene zitti zitti quatti quatti a Skyhold. Ah, Madonna. Nuovi tarocchi? Ah, Cassandra. Molto bello anche il tarocco di Cassandra. Dietro forse non è tanto colorato, però ci piace. È un peccato non poterli vedere come si deve con le varie diciture accanto, i tarocchi, perché io me li vedrei volentieri. O almeno, se c'è un modo, mi piacerebbe conoscerlo per poter passare un po' di tempo a leggere che cosa c'è di nuovo sulle varie personalità, le creature. E va bene, ragazzi, noi ci salutiamo qua, però. Abbiamo streamato abbastanza, siamo andati abbastanza avanti con le nuove zone. E con questo sottofondo del nuovo terreno di addestramento che abbiamo fatto per l'Inquisizione, io vi auguro una buona serata. Noi ci rivediamo martedì su YouTube per il video settimanale, che stavolta sarà di Monster Hunter. Dopodiché, venerdì prossimo qua su Twitch per continuare, speriamo in qualsiasi entità ci sia lassù, di andare avanti con Undertale, Genocide maledetta. Non ce la farò, ma devo assolutamente.
E per Dragon Age invece l'appuntamento è domenica prossima, sempre qui su Twitch. Grazie mille a tutti per aver seguito. Ciao a tutti, oggi sei andato avanti, bravo, grazie mille Xanxus. Quindi io ne approfitto per salutare tutti quelli che hanno seguito oggi. E in particolar modo gli ultimi rimasti, ovvero Xanxus, Jack, Electrical Skateboard, Devore Porlas e... Beh, Big Grinch Boy. Ragazzi, scrivetemi ogni tanto, non fate che guardate e basta, visto che ce l'avete un account. Ci si becca, gente. Ciao Pollas, ciao Xanxus. Non rispondo a Xanxus perché sono in difetto, quindi non voglio rispondere. Poveri Tails e Digimon. Prima o poi continueranno. Bye bye.